Amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati a questa nuova puntata della mia rubrica One Man Band dedicata alle recensioni libri. Oggi vi porto a conoscere un libro che tutti i cacciatori secondo me dovrebbero avere, perché è un libro fatto da un uomo buono, da un cacciatore efficiente. Ed è stato fatto in una maniera molto professionale, da una persona che ha una sensibilità non indifferente a tutte le cose della vita. Ed è un libro che è uno dei 20 libri essenziali, che io considero essenziali nella biblioteca di un cacciatore che ama la cultura venatoria. Si tratta di questo libro qua. Si intitola One Man, One Rifle, One Land. Un uomo, un fucile, in questo caso una carabina, una terra, gli Stati Uniti d'America. L'autore di questo libro è un medico chirurgo oftalmologo che si chiama Jones. È stato all'inizio della sua carriera un militare. È stato medaglia di bronzo al valor militare in Vietnam, dopodiché è andato a lavorare in uno degli ospedali privati più famosi d'America, che è a New York, e ha sempre avuto la passione per la caccia grossa. E avendo la fortuna di guadagnare dei buoni soldi, ha deciso di arrivare ad abbattere tutti gli animali presenti sul continente americano e di dedicare ad ogni animale una sezione di un libro che avrebbe scritto. Allora, all'inizio del libro lui descrive i tre soggetti del titolo: lui stesso, la sua carabina con cui ha fatto tutto. Attenzione, lui ha fatto tutto con una sola carabina, e la sua terra, gli Stati Uniti d'America, anche se alcune specie è stato in Messico e in Centro America, perché ha considerato la sua terra il continente americano, quindi il Nord America. Come uomo, lui si è descritto come cacciatore, appassionato di trofeo, del trofeo in se stesso, ma più che altro un appassionato del mondo della caccia, quindi la natura. Infatti, lui ci tiene a precisare nella introduzione al libro, dove descrive appunto se stesso, il One Man, il suo approccio alla caccia come conoscenza della sua terra, della sua nazione. Attraverso la caccia lui capisce che può conoscere i popoli diversi che lo abitano, i territori diversi, molte lingue diverse, e ovviamente una fauna e una flora completamente diversa. Ed è questo l'approccio che lui descrive per il suo progetto di vita, quindi di caccia e di vita con questo libro. Poi descrive il suo rifle, che guardate, lui ha usato per abbattere tutti gli animali, e sono tantissimi, perché questo è un libro, guardate che libro è un comunissimo Remington 700 con serbatoio cieco, calcio in legno, in calibro 30-06, quindi diciamo il fucile, la carabina più popolare del continente statunitense, carabina e calibro più popolare. Vi sembrerà pazzesco il fatto che lui ha utilizzato un cannocchiale con degli attacchi buoni, attacchi Leupold, ma un cannocchiale da pochissimi dollari, un Redfield 2.7 per 40, con un reticolo nemmeno balistico. Ha fatto tutto. Ci ha messo 25 anni per abbattere tutti gli animali che vivono nel continente americano, tutti gli orsi, tutti i wapiti, tutti i cervi, eccetera, eccetera, compreso il giaguaro nello Yucatan messicano.
ma ha fatto tutto con quell'ottica che ha resistito insieme alla carabina a tutta questa vita di caccia grossa in ambienti veramente difficili, perché vi posso assicurare che il continente americano è il continente che mette alla prova più di ogni altro sulla Terra, su questo pianeta, il cacciatore, le sue armi, i suoi accessori, tutto il suo apparato psicofisico. Quindi vedete che a volte non serve spendere tanti soldi per fare le imprese più incredibili. Infatti questo libro è la quintessenza della semplicità, ma anche della determinazione. Come munizioni ha usato solo due munizioni, entrambe ricaricate da un suo famoso amico armiere, ma ha usato un solo tipo di palla. Quindi ha usato le 165 grani Nosler Partition per quasi tutto e le 200 grani Nosler Partition per gli animali più grossi come gli elk, i wapiti e gli orsi grizzly e bianco, quindi per gli animali pericolosi e grossi, tutti col 3006. Poi ha descritto il One Land, il suo continente con i suoi stati, i suoi deserti, le sue montagne rocciose, le sue praterie infinite, d'accordo, del Wyoming. Quindi ha descritto anche una terra che offre dal bisonte al grizzly, dal lupo al giaguaro, al puma e tutti i cervi possibili e immaginabili. Quindi ha descritto la sua terra. E poi che cosa ha fatto? Specie per specie ha dedicato una sezione con l'habitat, descrivendo l'habitat, dove lo ha cacciato, le abitudini dell'animale. Ha descritto il professional hunter, cioè la guida di caccia che lo ha accompagnato, come ha messo in piedi la logistica, la strategia di caccia, quindi parla delle varie tecniche di caccia animale per animale, e poi racconta il suo safari, la sua avventura di caccia in una maniera molto toccante, si vede che è un uomo di cuore, un uomo di passione, un uomo molto semplice. Il che ha a che fare anche con la sua professione, il chirurgo oftalmologo. Sono dei chirurghi molto precisi nel loro lavoro, molto metodici, però legati sempre a fare del bene a chi ha perso la vista per incidenti nella guerra, eccetera. Quindi anche un uomo abituato a grandi sofferenze, non ultima quella, la tragedia che ha dovuto vivere in Vietnam. Ecco, a me è stato, questo è uno dei libri a cui sono più affezionato fra gli oltre 1500 che ho acquistato e che ho a casa come mia biblioteca personale, ed è un libro veramente bello, anche perché ci sono delle fotografie bellissime, perché lui è stato anche un bravissimo fotografo e ha descritto i paesaggi, gli animali, veramente un libro straordinario che è edito dalla Safari Press in California. Costa di listino sui $59 più le spedizione, però è un libro che ogni tanto, specialmente d'estate, ad agosto, la Safari Press vende in maniera molto scontata, tipo $30, $34, costa quasi più la spedizione. Però è un libro che tutti i cacciatori dovrebbero avere, perché si imparano tantissime cose, soprattutto un concetto, che non è necessario avere delle attrezzature sofisticate e costosissime per realizzare tutto ciò che un cacciatore mai potrebbe pensare di realizzare in una vita. One man, one rifle, one land. Arrivederci.